Preparazione e rischi. È essenziale informarsi su quanto troveremo sotto la superficie, anche per relitti conosciuti, perché permette di determinare i punti più interessanti del relitto e i potenziali pericoli. Uno dei pericoli è rappresentato dagli oggetti taglienti. Ferri arrugginiti, schegge di legno e incrostazioni possono produrre ferite. È bene indossare sempre la muta completa e guanti di buona resistenza. Un altro pericolo tipico dell'immersione sui relitti è quello di impigliarsi in uno dei numerosi appigli che essi presentano o in una delle reti che di solito li avvolgono. Per questo è importante disporre di attrezzature adeguate. Un pericolo decisamente trascurato da molti è costituito dall'instabilità delle strutture. Molti relitti hanno strutture fatiscenti a causa della corrosione marina. Con il movimento dei subacquei si potrebbe verificare la caduta di pezzi metallici, anche di grandi dimensioni. Ulteriori rischi potrebbero derivare dalla vita acquatica. I relitti sono delle immense strutture che servono da rifugio a molti animali, qualcuno dei quali potrebbe mordere o pungere se inavvertitamente toccato. Fate attenzione a dove appoggiate mani, piedi e ginocchia. I maggiori pericoli sono dovuti alla penetrazione in un relitto. Potete pensare di affacciarvi all'interno di un relitto solo se le condizioni di immersione sono ottime, se l'ambiente è ampio e illuminato e se avete già frequentato il corso di specializzazione Immersione sui relitti. Molti subacquei hanno avuto incidenti all'interno dei relitti. La penetrazione in un relitto come attività subacquea pericolosa è seconda solo alla speleologia subacquea. Aspettate quindi di avere la sufficiente preparazione ed esperienza. I rischi maggiori all'interno di un relitto sono la perdita di orientamento, la mancanza di accesso diretto alla superficie, i passaggi stretti, la caduta di oggetti o strutture al passaggio del subacqueo, l'intorbidamento improvviso dell'acqua.